che si può dire tranquillamente è che la satira è sicuramente un genere letterario, non un sottogenere, è un genere letterario. Quando Swift scrive, se metà Settecento, il suo famoso pamphlet in cui suggerisce, mimando il linguaggio dei politici e dei giornalisti e degli scienziati, il modo per risolvere il problema della fame nell'Irlanda, no? E lo suggeriamo, sarebbe molto attuale adesso, non in Irlanda, ma altro, e lo suggerisce dimostrando chiaramente che se si mangiassero i bambini dei poveri, no? Ci sarebbe meno povertà, e i nostri poveri guadagnerebbero anche, perché te dai su, fanno 10 bambini irlandesi perché sono cattolici, no? Questo dice anche lui, irlandese, e due li vendi e quelli dai da mangiare a tutti quegli altri 8. Le mamme stanno meglio, i babbi non picchiano le mamme incinte perché c'è il vitello da tirare fuori, no? Quindi anche la condizione femminile è migliorata e tutta l'Inghilterra sta molto bene. E mangiare un bambino, oltretutto, dice lui, aumenta anche la qualità culinaria dei vari cuochi, già intuendo la gara dei cuochi, no? Che c'è in televisione, adesso cucina sempre meglio. Per cui si creerebbero dei piatti appositi, sarebbe tutto. E quello è uno straordinario e feroce ribello scritto con lo stile, appunto la satira può dire questo, che è uno stile letterario, anche perché mima altri stili. Un genere è completo quando cita in realtà se stesso, la letteratura cita costantemente la letteratura, l'arte scenica, le arti sono dei sistemi di risposte a precedenti input. Per cui in quel caso là lui fa un'opera altamente letteraria perché usando il linguaggio della politica, del pubblicismo, della statistica, della filosofia, no? Crea questo meraviglioso ribello che fu anche preso sul serio da alcuni, per cui si arrabbiarono molto con Swift. E pensa che non c'erano ancora i legami? No, non c'erano i legami.